Eccoci qua, siamo di fronte a un video con tantissime novità. Numero 1, vi faccio vedere un problema che ho notato alla fine dello scorso video e non vi ho mostrato. Questo, livello modalità competitiva, sì, ed è la cosa più cancerogena che esiste. Proprio dribbling, skill, questa è una cosa che disattivano tutti. Io l'ho lasciata attivata, mi sono dimenticato, e quello spiega perché c'erano quei tocchetti, quelle giocate stupide e cose così. E già lì abbiamo buttato via delle partite. In più ho voluto dare un'occhiata perché tanti che fanno la carriera cambiano le slide, ovvero le impostazioni. E ho detto diamo un'occhiata e proviamo qualcosa di diverso. Su YouTube ho trovato il video di JD e ha fatto vedere slide per gameplay realistico. E ho trovato queste, ve le faccio vedere. 10 di velocità, 48 accelerazione, 60 errore tiro, 55 bla bla bla. Io pensavo tanto che questo 10 di velocità rovinasse il tutto, invece non lo soffre granché. Ho provato a giocare una partita col Cracovia per vedere, perché a me non piace portarvi una cosa che fa cagare, faccio il possibile, e si gioca bene con queste cose qua. Io lì tralasciando tutto stavo vincendo, è tutto particolare. Dobbiamo vedere con queste nuove cose cosa riusciremo a fare con queste nuove impostazioni. Altra novità a cui ho pensato. Noi abbiamo un problema della terza punta, ma va detta una roba, noi con tre punte ne abbiamo sempre una che è un po' in ombra. Forse siamo a un livello ancora troppo basso per riuscire a metterle in evidenza tutte e tre, per cui vi mostro un modulo alternativo, sempre a diamante, ma con una cosa diversa. Questo è il modulo che avevo pensato io, con Volsky arretrato sulla tre quarti, ma sempre con la forma del diamante. Ci servirà comunque un centrocampista, una punta di riserva perché Spivak e Czarnoski fanno veramente pena al cazzo, e un difensore di riserva perché questo qua è un qualcosa di scandaloso. Io l'ho provato a usare una volta e madonna che schifo. Questo qua era quello che ci aveva fatto prendere il quinto gol nella seconda di campionato. Un'altra roba a cui pensavo era di provare a fare una svolta nella primavera, ovvero provare a tirar fuori dalla Russia un giocatore importante, il nuovo Yashin. E ve lo dovevo mostrare le nuove mosse che avevo in mente. Uno era Liskovski del Lecce, poi c'era Gabriel Fluerash dell'UD Ibiza. Bel giocatore perché è molto veloce, c'è una bella finalizzazione, in più è scadenza di contratto. E l'ultimo è Mikkel Hildegaard, meno forte di Gabriel, però contemporaneamente vale meno ed è un po' più veloce. Questi due sono ovviamente seconde linee, però piuttosto che quelle che abbiamo adesso è già un'altra cosa. Possiamo anche provare a prenderli entrambi sfruttando le contropartite, però la priorità è lui, Marcin Liskovski. È inutile fare mosse adesso, andiamo a giocarci la partita con il Cracovia. Allora, noi siamo 17esimi, loro sono quinti. Per i cazzi miei ho visto che si possono battere, però è un qualcosa su cui non voglio troppo gufare. Melkaz e Pirkia sono stanchi, però non abbiamo riserve nella loro zona, per cui è molto meglio provare a giocarcela in questa maniera. Dai, su, cerchiamo di provare a fare qualcosa di decente. Tra le linee Melkaz, sì, però anche te scatta davanti Zeman, Diobon, ok? Bella. Ok, rimessa laterale nostra. Non volevo passare la lava, beh, c'è Zira. Arca puttana, marcato. Dai, abbiamo ancora la palla noi. Melkaz al centro. Vertainen. Stani. Maia, che gol ha fatto? Tirano meglio adesso che quando avevo l'errore tiro più basso. Gli ho abbassato la velocità dei tiri e l'errore e tirano meglio di prima. Cioè, guarda che gol che ha fatto. Vabbè che era al volo la palla. No, neanche, non era al volo. Nel 7 gli era messa. Dio, buon no, Non prendere gol in contropiede. Van Amersfoort, questo è olandese. Van Amersfoort poi è un team. Oddio. È un team che corre campionato di Formula 2. Formula 3, Formula 2. Melkaz, Volsky, Melkaz di nuovo. Zira. Parata. Tiro centrale sul portiere, ok, l'avevi ripresa?
No, no, Melkazi a terra, no, 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 non dirmi che si è fatto male. Dai, che siamo già senza attaccante, cazzo, no, no. Grande Karnezis, di che parata che ha fatto. No, infortunio Melkazi. Però può restare in campo, vabbè. Basta quello. Volski. Bellissima. Per Zeman. Vai al tiro Zeman. Non ci credo, gli è rimasta lì. Ok? No, Volski l'ha controllata male. Bella la palla, forse fuori gioco. No, non è fuori gioco. Pirka. Vai Pirka. Ma no, che tiro del cazzo. Bravo Zira, l'abbiamo spostato bene. Cosa fa? Ha spostato benissimo Zira, l'abbiamo messo in copertura. Sono staccolati lui e Carnese, avremo noi la palla adesso, sai. No, non ci credo. Gol. 1-1. Vabbè, stavamo giocando male sta partita qua, c'è poco da fare. Abbiamo perso il riferimento lì davanti quando siamo rimasti senza Melkazi. No, dai, 2-1. Oh, grande Karnezis, minchia. Miracolo di Karnezis questa volta. 1-1. Non abbiamo giocato bene, abbiamo creato qualche occasione, ma abbiamo giocato molto male. Forse una delle partite giocate peggio, per assurdo, però è un punto. Un punto che muove la classifica dopo un inizio difficile. So che sta cercando un sostituto al ruolo di terzino, ma non ce li ho i terzini nel modulo. Allora, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Mancano 10 ore alla fine del mercato. Dobbiamo guardare anche la situazione di Melkaz, sperando non si sia fatto troppo male. 4 settimane. A maggior ragione serve prendere l'attaccante buono. E pensavo a all'attaccante rumeno dell'Ibiza, che parte da 900.000 tipo, solo che è in scadenza e possiamo dargli qualcuno in contropartita, che i terzini tanto non li usiamo, quindi da lì. Proviamo a far così, terzino e mettendo 5,50 più il terzino, 5,80, ecco. Questo è già un bel argomento di conversazione. Vabbè, non ho voglia di stare a... No, non rischiamo di perdere l'occasione e accettiamo. Turnover, lo chiede lui, ottimo, mi sei già simpatico. 2,7, proviamo. Accetto. Qui vedete, lui è molto veloce, ha 62 di tiro, però dov'è la finalizzazione? Se la trovo. Finalizzazione 65 comunque. Per Tynan quanto ha di finalizzazione? 64. È in media con gli altri ed è molto veloce, quello a me serviva. Lui nasce come spaccapartita quando ci sono Melkaz e Vertainen. Va bene tenere l'identità polacca, e alla fine ce l'abbiamo anche perché Vlaslo, Stanil, Zira, Teriaski, Pirka, Volski, ce ne abbiamo tanti di polacchi titolari, però è inutile se la squadra non gira con loro perché quegli attaccanti lì fanno pena, non è che possiamo fare molto. 5 milioni e 7, ma che mercato che abbiamo fatto comunque, eh? Non ci arrivano offerte, sa che dovremmo tentare di costruire qualcosa noi da soli con le nostre forze. Ok, forse un'offerta? Offerta di prestito per Spivak. Gamba Osaka. Cioè, piuttosto lo diamo in contropartita. Se non, non mi dispiacerebbe a me darlo in prestito, eh. Ma dopo siamo senza giocatore. Già abbiamo Terpiloski in prestito. Ci tocca rifiutare. Offerta. Ma perché Zeman? I terzini noi ci abbiamo. Abbiamo messo i terzini sul mercato e ci chiedono Zeman. Rifiuta. Non ci chiedono neanche Primavera in prestito che abbiamo promosso. Adams in prestito al Craiova. Bella questa. 700.000 vale. No, niente diritto di riscatto però. Prestito secco. Dai, un anno va bene. Ma non ce la farà mai ad accettare in un'ora. Non accetterà mai. Adams resta. Ci abbiamo provato. A questo punto ci resta un'ora. Non abbiamo soldi praticamente. Abbiamo tutto sugli stipendi. Ma abbiamo le contropartite, è impossibile che neanche uno voglia andare in contropartita per lui. Lui è un altro giocatore molto veloce, anche più veloce di Gabriel Flueras, vedete, 84-94. Ha poca finalizzazione, secondo me.
Però è sempre uno spaccapartita. E comunque vedete in media più o meno con gli altri. Che ci starebbe anche, sapete cos'è? L'Odense è stata l'avversaria contro cui il nostro allenatore Leonid Melnikova si fece male e portò alla fine della sua carriera. Ci sta anche questa specie di rapporto. 400.000, sperando di pagargli lo stipendio così. Accettano. 400.000 più 7% per Hildegard. Andiamo. Accetta. Siamo rimasti senza soldi. A questo punto ci portiamo in panchina Hildegard, che è un 59 ma 90 di velocità. Ed è a lui è il vero spaccapartita. Andiamo a vedere il riepilogo, perché credo che per le condizioni che mette sto gioco, e qui voglio fare una precisazione, ho chiesto sul gruppo del Fantacalcio, grazie a Dani che mi ha fatto sentire un po' meglio, non è un errore nostro la questione dei prestiti, è il gioco che fa cagare. Tu non puoi avere i giocatori in prestito perché rifiutano tutti. Allora, guardiamo un po' le trattative. Abbiamo portato Hildegard e Fluerash qui a Nyecista per quasi 1 milione, ma ci sta. Abbiamo ceduto Grisbeck allo Shanghai in Cina per 900.000. Volsky è venuto qui per 620.000 più Losek. Terpilowski in prestito al Sapecoense, Vertainen preso dal St. Johnson, squadra scozzese che è in fondo alla classifica, quindi ci può anche stare, 1 milione e 1 più Mesanovic, Grabowski ceduto per 650.000 al Damak, Losca in prestito, Vasil in prestito, Lutarad in Romania, Stefanik al Cordoba 720, Melkaz preso 1 milione, 900.000 Stanil, lui secondo me è una bella mossa visto che vale più di 1 milione. Pirka 8,30. Radvanski seduto in Turchia 1 milione e 1. Putisev in America. Lui ancora al Dama, che è altro terzino. Karnezis preso dal Lille. Cergel invece in Austria 4,50. Finisce così il nostro calciomercato. Aggiornamento mensile, ecco, diamo un'occhiata a quello che è successo. E beh, certo, si arriva all'offerta quando è finito il mercato, è ovvio, ovvio, sì. Allora, aggiornamento mensile, questa è la Russia. Allora, Privalov, lui ha poco, 140.000. Poi non possiamo neanche accettare, cazzo, 200.000 vale poco. Teniamolo questo, teniamolo lì. Cazzo, non ho soldi, no, dai, ma guardate che roba. Cazzo, questo è forte, porca troia, è forte, forte. 900.000 non posso accettare, dai. Perché ho finito i soldi. Possiamo fare una roba, però. Possiamo provare a far calare un po' gli stipendi. Se riusciamo a far calare gli stipendi, a spostarci un po' i soldi, possiamo farcela. Teniamoci questi due per adesso. Verranno seguiti da vicino. Guardiamo invece Jung dalla Polonia. 28-38, di buon che schifo. 1.300.000. Dai, ma che giocatori abbiamo trovato la primavera. Allora, no, 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 no. Bisogna calare gli stipendi. Abbiamo due giocatori molto forti. Sì, 6,90, proviamo. Così siamo giusti giusti. Accetta. 1.000, abbiamo 1.000. 1.000 euro. Così almeno due li possiamo prendere, mi sa, con 1.000. Dimmi di sì, perché in teoria non conta il valore del cartellino, conta solo lo stipendio. Come non abbiamo le risorse finanziarie? Ho calato gli stipendi apposta? Dai, no, non ci credo. Vabbè che dovrebbero restare lì, per carità, però il ribelle Cernoschi si interessa di essere squadra. Ah, ho capito che se arrivavo un po' prima con l'offerta invece che all'ultima ora, Dio Marziano, era un'altra roba. Però guarda caso, questo gioco deve sempre mettersi i bastoni tra le ruote. Spingiamoci sui 4,50. Cioè, noi servono tutti i soldi, 3,80. Avanza. 20.000 avete fatto storia, ma stai scherzando? Per 20.000 euro! Dai, 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 ma, cioè, quando io dico che il gioco vuol mettere i bastoni tra le ruote, vedete, Dio merda. Offerta Cernoschi dal mio Veni, sempre in Romania questa volta. Proviamo a trattare. 3,80. Questi già li capisco, hanno accettato subito. 3,80, cosa gli cambia 30.000 euro? Cioè, se hai paura di non arrivare neanche, piuttosto non ti presenti neanche a far perdere tempo. Ma com'è possibile che non abbiamo... Chiede 500 di stipendio, com'è possibile che non possiamo ingaggiarlo?
Non va via adesso se lo diamo in prestito. Varna Poznan è la squadra in fondo alla classifica. Questa è la partita che noi andremo a simulare, perché con le ultime in classifica, come insegna il buon Tiz, non si vince. Al massimo perderemo, tanto se la giochiamo noi l'andiamo a perdere, quindi delle due tanto vale che se la vada a giocare il gioco stesso. Andiamo. Simula partita. Ce la guardiamo. Pirca, Volski. Dai, Fuera, dai! Subito Vertainen! 1-0 Brookbet! Così a caso, ben subito fino adesso! L'ho detto, questa era da simulare. Calcio d'angolo, un'altra palla deviata. Zeman! 2-0! Dai, su! Bravo, bravo Zeman, cazzo! Sì, dai, almeno adesso abbiamo due gol di distacco. Dai, mentre l'acchia abbaia, 3-0, 3-0 Vertainen. Finisce qua, 0-3, l'ho detto, era giusta come cosa. Tanto, con le ultime il gioco non ti fa vincere. Il Lublin abbiamo da affrontare, cazzo, ma tutte ultime stiamo affrontando. E beh che... Abbiamo affrontato il Lech Poznan, il Varsavia, il Cracovia, le abbiamo affrontate quasi tutte quelle in alto. Pirca potrebbe salire se fa l'ala, vediamo. Arkadiusz Pirka se fa l'ala destra. 65, è cresciuto. Io non giocherei neanche questa, perché questa è un'altra di... Però se simuliamo contro tutte le ultime non giochiamo più. Dai, andiamo in campo. 4-4-1-1 anche loro. Dai, questi sono gli schemi che mi piacciono. Dai che c'è il libero Pirca dall'altra parte. Vai Vertainen! Dai palo! Ma vaffanculo! Subito il palo abbiamo preso. Laszlo, Vertainen, Fluerash, va al tiro Fluerash! Kladun. No, Kladun. Come cazzo si chiama il portiere loro? Calcio d'angolo. Vai di testa Vertainen! Ancora, ma dai, oh! Bravo Carnet, cioè io purtroppo sono muto in fase difensiva, perché ho tanti tanti problemi a difendere io. Quindi faccio anche fatica a commentare le azioni. Fluerash, palla per Vlaslo, vai Vlaslo. Vlaslo, sei mancino? Perché tiri di destro? Perché tiri di destro se sei mancino? Non te l'ho spostata io la palla. Ma no, è destro. Dio Martiani tira così. Vai Vlaslo. Ancora cross. Madonna, chi è che stava per fare quel gol lì? Lo voglio rivedere. Fluerash, Dio, buon, cosa stai facendo? Dio, madonna, che gol che veniva fuori. Un pelo più alta ed entrava. Ma era stata una cosa spettacolare, bravo Gabriel. Io devo tirartelo via quel 13, Dio, buon, che fastidio, un attaccante col 13. È niente, Teriaschi ancora. Karnezis verso Teriaschi. Non ci credo, Teriaschi. Bravo Vespalek, dai, esci Karnezis, bravo, ok, Stanil, no, era Fluerash, tiro fuori, vabbè, ma è destro, l'ho fatto tirare di sinistro, Stanil, Dio Marzian, che passaggi di merda, oh. Che culo, Dio bon. Ok, palla sbagliatissima per loro. Volski, Adams. Sulla sinistra chi c'è? Zira. Cross al centro di Zira. Vai di testa, Illegard. Non ci credo. Oh, bellissima per Adams. Dai, Adams, su. Non ci posso credere. Oh, non, cioè, voglio fare i gol della merda e non ci riesco. Neanche i gol della merda vengono fuori. Cioè, ma come cazzo l'ha presa? Cioè, guarda come mi devono complicare la vita. Tutti su sono. Ma Dio Marziano, stiamo perdendo. Cioè, quando stiamo perdendo non ne sale neanche uno. E niente, passaggio sbagliato. No, dai, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Karnezis, bravo. 0-0. Spazzatela via, è buona. 0-0. Un altro pareggio. Oh,
Una vittoria e due pareggi, mi sta anche bene il bilancio di questo video. Allora, prima che mi dimentico, cambiamo numero. Cambiamo il numero di Flueros, per favore, perché mi dà troppo fastidio vederlo con il 13. Un attaccante col 13 non ha proprio senso. Numero 11, ecco. No, chi è quella squadra lì? Chi è qua? Non la vedo lì. 18esimo il Gornik. Dovremmo giocare contro... Vabbè, stiamo affrontando adesso tutte le squadre che sono abbastanza giù in classifica. Noi siamo risaliti al 13esimo posto. Melkaz come è messo? C'ho il cerotto, perché ho visto di sotto che lo davano ristabilito. Melkaz è pronto. Allora proviamo adesso a fare la mossa. Fluera, Scimpanchina e lasciamo lì Hiljegaard. Melkaz e Vertainen, coppia d'attacco ristabilita. Non si gioca mai con le ultime, perché abbiamo appena visto come il gioco ha fatto il possibile per farci pareggiare contro l'altra, il Lubin. 5-2-1-2, oh, ma avete rotto i coglioni con sti moduli. Le ultime tutte così giocano, Dio buono. Vertainen che riesce in qualche modo a tenere la palla, Stanil. Volski. Stanil, Vertainen, Dio buono, ok. Melkaz subito. Ok, dai. Riaschi, palla lunga e niente. Ma va, perché vanno sempre dietro i difensori? Cioè i loro attaccanti, cazzo. Godo. Dio buono, cioè, si sa che il mio schema è quello. Perché devono andare sempre a farsi marcare, cazzo. Melkaz, vai Giorgi! 1-0 Brookbet, ancora Giorgi Melkaz, rientra dall'infortunio e rientra in questa maniera. L'attaccante russo, il numero 10, ci porta in vantaggio contro il Gornik. Qui credo sia stata una bella palla di Volski, sì, era Volski qua. E Melkaz non perdona in area di rigore. Che bel acquisto che abbiamo fatto. Tiro che passa sotto l'ascella del portiere. Dai, 1-0. Gestiamo, per favore. Gestiamolo bene sto vantaggio. Perché ogni volta che si è andati in vantaggio è quasi sempre buttata via. Legia l'abbiamo persa con il... Bravo, Pirca. Con Cracovia abbiamo pareggiato. Cerchiamo di farlo almeno adesso. Ok. Melkaz. Lo vede. Vede Zira. Vai al tiro, Zira! 2-0! In 2 minuti, 2 gol. Prima Melkaz, adesso Zira. Ed è il primo gol, credo, per il nostro giovanissimo centrocampista, il numero 16. Melkaz, comunque, rientro, gol e assist in 20 minuti. Niente da togliere comunque a Flueras, che non ha fatto male, eh. Non ha fatto affatto male lui. Solo che secondo me è uno di quelli che fa la differenza partita in corso. Un po' la Muriel, per dire. Dio, buon gol. Gol del Gornik, accorciano, appena detto. Abbiamo fatto una bella azione, non c'ho niente da dire. Melkaz. Nuovo Volski. Vertainen, va al tiro Vertainen! Il finlandese volante 3-1! Che va così, braccia conserte sotto la curva. E che cazzo, subiamo sempre i gol sul nostro palo, possiamo farli una volta noi sul loro palo, e che cazzo. Dio, madonna, Karnezis. In vista futura potremmo pensare a un Zira trequartista e prendere un altro al suo posto. Appunto che occupi la posizione di Zira attuale, perché Zira ha bei passaggi e si muove benissimo Vertainen. Ok, bellissima la palla per Zira che potrebbe fare il quarto! Ancora Zira! Ed è 4-1 Niecisa! Che va a esultare sotto la curva, abbracciato da tutti i suoi compagni di squadra. Oggi Zira un eroe. Vedete perché io dico, ce lo vedo anche abbastanza bene come trequartista, solo che serve uno che occupi bene la posizione. Volski forse è stato l'acquisto sbagliato. No, Janza, cross al centro. Teriaschi riesce ad anticipare. Teriaschi, come cazzo si pronuncia? No. Gol.
4-2, Gornik accorcia le distanze. Finisce qua, Brookbet 4, Gornik 2, ed è un'altra vittoria per noi. Siamo a due vittorie e due pareggi in questo video. Eccolo qua Leonid che si va a complimentare con gli avversari, con l'allenatore avversario. Se avessi l'intervista, ma che si chiama, telecronaca in polacco sarei anche più contento, però vabbè. Offerta per il prestito di Adams, ecco, questo è utile. Perché tanto qui ha bisogno di crescere, in Romania, minchia. Quanti collegamenti con la Romania? Hanno il diritto di riscatto, col cazzo. Prestito secco per un anno. Algaz Metan. Dovremmo aspettare gennaio per poter... Che partiranno alcuni giocatori, possiamo fare qualcosa. Dai, facciamoci l'ultima partita, a sto punto è buona. Offerta per il prestito di Spivak. Accordo per Adams. Breve termine. Vabbè, dai. Piuttosto che niente. Almeno 6 mesi giocherà là. Spivak allo Shanghai. Allora, facciamo, dileghiamo. Prestito di un anno, vediamo un po'. Perché abbiamo già quattro attaccanti a questo punto. Possiamo anche lasciarlo andare. Allora, giochiamoci quest'ultima partita del video. Potenzialmente possiamo superare lo Stalmirek vincendo, o anche pareggiando lo superiamo. Loro giocano con un 4-4-2, divisa verde per loro, divisa blu per noi. Stanil, palla per Vertainen, che la teniamo lì con... grazie a Stanil. Zeman, fa il tiro Zeman! Kocialski, devia in calcio d'angolo. Vertainen, Kezira. Vertainen, palo! Ecco, certo, il palo! Maspalek, palla per Stanil, filtrantina per Pirka, non è fuori gioco mai nella vita. Melkasi ancora palo, basta però, basta. Due pali. Radomiak resta in partita così, Dio bom. Gol. Certo, dopo due pali nostri arriva il gol del Radomiak. 1-0 per gli avversari, fantastico. Zira si gira bene verso Zeman, che sta calando di overall. Cross al centro, Virtainen 1-1. Brookbet, non me l'aspettavo questa. Pensavo che non si arrivasse. Il finlandese volante fa il suo quarto gol stagionale. Ecco, ma no, grande Karnezis. Ovviamente la perde, certo. No, 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 ho sbagliato. Qua è stata colpa mia, ho fatto correre in avanti il difensore, non lo so perché. Forse perché non pensavo che me l'avesse selezionato, ma... Qui niente da dire, errore nostro e Karnezis, vabbè, cioè, per stavolta non posso dirgli granché. Mi ha buttato giù Zeman, ma com'è possibile? Dai, che è rimasto solo Melkante! 2-2 Brookbet, il russo ce la riporta ancora in parità. E anche lui ne ha già segnati, non so se sia il quarto o quinto gol stagionale. Volski vede, non era per lui, ma vabbè. Illegaard! Mikkel! Illegaard! 3-2 la ribaltiamo! Radomiak tutto disteso sul campo e Illegaard anche, ma dalla gioia! Sono distrutti gli avversari, in casa noi... Vabbè, cazzo dico in casa. Comunque Illegaard a 90 di velocità si fa sentire. Era appaiato a lui e aveva 2 metri di vantaggio dopo. E di sinistro l'ha fatto, che lui è destro. Minchia. Dai, finisce qua, finisce qua. E vinciamo 3-2 in rimonta contro Radomiak. E dovremo andare in decima posizione. Che rimonta che abbiamo fatto. Eravamo penultimi inizio episodio. Eravamo penultimi. 8 tiri a 8. Partita molto equilibrata. Comunque due pali. Dopo i due pali era anche giusto. Ditemi quel cazzo che volete, però minchia.